Pronto l'esordio, Vito De Palma, coordinatore provinciale di Taranto di Forza Italia, dopo la lunga battaglia al TAR di Bari chiusa lo scorso 30 novembre, entrerà ufficialmente in Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre. De Palma entra nel consesso al posto di Giuseppe Longo della lista con Emiliano, al tempo stesso Antonio Scalera di Puglia Domani surrogherà Mario Pendinelli dei Popolari con Emiliano. De Palma illustra i microfoni di Antenna Sud, auspici e obiettivi in vista del suo debutto in aula. Abbiamo atteso fiduciosi nell'intervento della magistratura amministrativa rispetto a quello che c'era stato sottratto, ma che era stato sottratto a una comunità, a un territorio, perché l'elezione di Vito De Palma era l'elezione dei cittadini di questo territorio che avevano voluto fortemente che io sedessi in consiglio regionale. Lo facciamo dopo 1 anno e 2 mesi, con la proclamazione, quindi c'è stato l'insediamento in Consiglio regionale. Attendiamo il 14 per iniziare ad operare per questa città, per questo territorio, per questa provincia. È chiaro, gli argomenti sono tantissimi, in particolar modo, come ho avuto modo già di dichiarare, l'obiettivo principale, il focus principale non può che essere sulle disfunzioni che il sistema sanitario su questo territorio produce quotidianamente. Andremo ad accendere i riflettori e faremo parlare soprattutto i cittadini. Il sottoscritto sarà la voce dei cittadini, non quella personale.